Allora, abbiamo i tamarri che oggi cercano un impianto audio, giusto? Un service, sì. Un service. Sentiamoci, colleghiamo. Vai. Tamarri. Massimino e Giovannino hanno bisogno di un palco per fare una festa a Quartoggiaro. Tamarri. Pronto? Fatti pure i cazzi tuoi, metti il telefono, con calma, tranquillo. Sono Massimini di Quarto, voi fate service? Che ti serviva? Ah, proprio così diretto, proprio scazzatissimo, preciso. No, praticamente... Oh, senti, noi stiamo lavorando, se c'hai, un cretino, se c'hai sto bisogno, parlando. Cosa stai facendo, quello di quartiere? Vengo lì, ti tiro uno schiaffo con i denti, ci faccio una collana, cretino. Che cazzo stai facendo? Ti comporti subito. Coglione! Bastardo! Tamarri! Pure! Buongiorno. Mamma mia. Pronto? Pronto. Ciao, come stai? Sono Giovannino. Ciao. Ciao, senti, sei il service te? Impianti, palchi, queste robe qua per le feste, organizzazione di eventi. Sì, cosa ti serve? Mi servirebbe un palco. Un palco bello grande che avremo tipo 10 rapper. E poi ci sarà questo mio nipote che farà salire la fidanzata. È una roba favolosa, guarda. È roba che non ci sono i permessi. Allora ti faccio parlare con Michele. Passa Michele. Va bene. Pronto? Pronto, Michele? Ciao. Ciao, grande. Senti, ho parlato adesso con la ragazza. Mi ha detto che il palco non ce l'hai, però mi serve l'impianto a questo punto. Ma chi sei che non mi ricordo? Non ci siamo mai incontrati. Ho visto il numero adesso sullo schermo del computer e ti ho chiamato. Quindi ti spiego la situazione. Sì, spiegami. Così tu sai dirmi. Allora, è una via in questo posto dove faremo l'evento, una via dove ci saranno, diciamo, le macchine, la strada, e noi dobbiamo fare questo impianto stereo sotto casa di questa ragazza per fargli, diciamo, delle scuse, che è storie da amici, che tradimenti, così. Allora abbiamo bisogno di questo impianto stereo dove ci saranno poi tutti gli amici, i rapper, gente che impenna con i motorini, con le macchine, facciamo anche il salto delle macchine con lo scooter, e ci serve l'impianto stereo potente con la console. Abbiamo il DJ noi, che è fortissimo, Salvatore Mano Morta. Che cazzo? Numero uno. Yeah. E quindi volevamo appunto sapere se hai l'impianto stereo potente, quanto ci costa, come dobbiamo procedere. Ti sto parlando. Ma in che zona è questo impianto? Quartoggiaro, Milano. Quartoggiaro, Milano? Sì, zona. Sì, ma noi siamo di Verona, A me che cazzo me ne frega, pidi la macchina e vieni, ho capito. No. Ti pago. Ma noi non. Che cazzo ne fai? Il service a Verona sempre lì. Noi lo facciamo sempre a Verona, provincia. Ho capito, provincia è tutto provincia Milano, quindi esci da Verona, ti do un extra, ti pago l'autostrada, tutto quello che c'è da pagare. Che cazzo me ne frega, siamo pieni di soldi. Spaccio. Cioè, spacciamo noi, quindi che cazzo ce ne frega. Quanto costa? Oh, mi stai ammosciando il cazzo, però. O parli, rispondi, mi dai delle risposte, perché sennò qua. Che cazzo fai? Vado! Che cazzo fai, coglione? Sono tutto giaguaro, Ma sto scemo di merda. Tamarri. Buongiorno. Senti, precisissima, sto cercando per una cosa che dobbiamo fare, un avvenimento, perché ci serve un palco grande con l'impianto, c'è il DJ, ci sono i trapper che si esibiscono, per una roba in strada. Voi avete tutto? Ho bisogno che ci mandi una richiesta di tutto il materiale che vi serve per mail, perché dobbiamo vedere se abbiamo disponibilità o meno per i giorni che ci chiederete. Praticamente mi serve un palco gigantissimissimo, che devono stare 5-10 rapper, da mettere sotto in una via, sotto un palazzo, perché c'è questa congetta che è la zitta di mio nipote Franco, che praticamente si sono mollati perché lui l'ha beccata che chiavava in macchina con Carmelo, e gli deve chiedere scusa. Stiamo organizzando sto mega concerto di trapper del quartiere, e ci serve, io ho visto che ci sono anche i sparafiammi, gli schermi dietro che fanno le immagini che poi gli diamo noi con i computer. Queste cose qua ce l'avete voi? No, così grande no. Avete roba piccola, avete voi? Cosa avete? I palchini, quelli per i nani, le cose buffe dei circhi.
Sì, non riesco a capire perché avrei bisogno di appunto più dettagli. Ah, sì. Più dettagli di così, ci sono 10 scassati di cocaina che saltano su un palco cantando con la musica, sparano fiamme, CO2, come cazzo si chiama, coriandoli. Vedi le casse, la le console. Casse grandi, 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 proprio prepotenti, musica prepotentissima, roba di quartiere, insomma. Più o meno quanto può venire a costare? Quanto costa più o meno? Questo non so. Il massimo della potenza, proprio che fate una fattura e praticamente siete ricchi, quant'è il massimo? Non lo so perché appunto dipende dalla disponibilità del materiale e di quando vi è un cazzo, lo sai, mi nervosisca, capito? Oh, niente, sai, digliela, digliela. E che cazzo, divento pazzo. Parlaci tu che impazzito. Senti, Zozzona, no. Ma come cazzo è che non sei un cazzo qua? Che il mio cugino sei tutto adesso incistato, c'ha gli occhi fuori dalla testa. Ti ha chiamato per sapere se c'hai sto cazzo di palco, pezzo di legno. Che cazzo c'hai, una scala? Oh, ma mi devi rispondere, Zozzona. Ma che cazzo fa? Non è che stai lì zitta e ci ascolti. Adesso mi puoi, stai calmo, Massimino, calma, ti chiamo una c***a questa. Pronto? Pronto? Oh! Io ho bisogno di una richiesta per mail. Vabbè, dai, 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 ci faccio, ci penso io, ci penso. Dammi la mail. Dammi la mail. La mail è preventivi, che no. service.com. Oh, a posto, a posto. Grazie, è stata gentilissima, eh. Prego. Ciao, cara, ciao. No. Cara. Ciao, ciao, buonasera. No. No. Che professionista. Brava, brava, brava. Professionista. Paolo. Questo mi fa sperare.